Arabie Saudite. Cittadini, udite, udite. Sia noto a tutti che in quest'anno di grazia 1627 lo qui presente eccellentissimo signor Principe Don Fabrizio Carafa aveva voluto far edificare questa ecclesia in onore della Santissima Concezione e che egli l'aveva pure graziosamente conceduta come oratorio allo venerabile monasterio degli reverendi padri reformati della Roccella. Che il Dio, nostro Signore Gesù Cristo e la Beatissima Sempre Vergine Maria si degnino di elargire ogni grazia e benedizione negli secoli dei secoli all'eccellentissimo signor Principe, alla sua per illustre casa e dagli vassalli tutti della Roccella e delle altre terre degli feudi sui. In onore e devozione della Beatissima Sempre Vergine Maria, concepita senza peccato, pax et bono, et bono. Yeah.
Auditeci ves audite. Cittadini, udite, udite. Sia noto a tutti che in quest'anno di grazia 1614 l'eccellentissimo signor principe Don Fabrizio Carafa aveva voluto fondare lo priorato della Roccella dell'ordine degli cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme e che qui aveva pure lo suo magnifico albergo. Che Dio e San Giovanni di Gerusalemme si degnino a elargire ogni grazia e benedizione negli secoli dei secoli allo priorato della Roccella e allo signor principe Don Fabrizio Carafa, nostro signore e padrone, suo glorioso fondatore. L'eccellentissimo signor principe Don Fabrizio Carafa si degna ora di insignir l'illustrissimo suo figlio Don Francesco dello titolo di primo priore della Roccella. Amatissimo signor figlio, avuta licenza dallo gran maestro dell'ordine dei cavalieri gerosolimitani, noi vi insegniamo dello titolo di primo priore della Roccella, perché strenuamente difendiate contro la setta maomettana la Chiesa cattolica e apostolica romana, lo regno di nostro Signore il Re, che Dio sempre guardi, e tanto tutti i vassalli che tanto amiamo dello nostro Stato della Roccella. Che Dio, San Giovanni di Gerusalemme e San Vittore, martire di Marsiglia, patrono della Roccella, vi accompagnino sempre con la nostra benedizione nella battaglia in difesa della Santa Fede.
Papa e di lei consorte. Fulvio Costanzo, patrizio napoletano, primo marchese di Carleto, dottore in diritto civile e canonico, vice protonotaro del Regno di Napoli. Udite, cittadini, udite, udite. Lo qui presente, magnifico Pietro Lipulo, attual sindaco di questa città della Roccella, in nome dell'Università aveva un memorabile annunzio per tutti voi. Ed anche lo qui presente reverendo predicatore Fra Marco della Roccella, dell'Ordine degli Minimi, dopo lo sindaco vi parlerà per lo giubilo di tutti voi. Cittadini della Roccella, io, magnifico Pietro Lipulo, vostro attual sindaco, vi rendo noto che, per atto di notaro Valerio Cappelleri, del 19 di giugno dell'anno 1580, l'Università della Roccella ave deliberato donare l'antica ecclesia di Santo Vittorio a ciò che costoro vi possano fabbricare accanto
un venerabile monasterio con l'obbligo di sua intitolazione in perpetua memoria all'invitto martire marsigliese venerato patrono di questa città. Ed anche vi rendo noto che l'Università della Roccella ave pure donata agli padri Pavolini una tumulata di terra attorno alla ditta ecclesia nello luogo nomato Santo Vittorio, a ciò che gli stessi vi possano fare ortaggi, ed anche un'altra tumulata di terra da farla assegnare agli stessi frati dall'eccellentissimo feudatario lo signor Marchese Don Fabrizio Carafa. Sia pure noto a tutti voi che, accadendo sbarco dei turchi, l'Università della Roccella aveva concesso agli ditti frati la casa dell'università, posta intra le mura della città, a ciò che, correndo tale periglio, tutti possono costoro colà rifugiare in sicurezza. E così sia fatta la volontà di Dio, dello nostro venerato patrono Santo Vittorio de Marsiglia e di Santo Francesco de Paola. Per la gloria nei secoli dei secoli dell'illustre città della Roccella. Illustrissimo il signor sindaco della Roccella, cittadini della città della Roccella, amatissimi compaesani miei, a nome mio e degli confratelli miei, fra Paolo da Briatico e frate Giovanni da Maida, vogliate accettare i sensi della nostra riconoscenza per la donazione fattaci dell'antica ecclesia dello Santo Martire Marsigliese e della tumulata di terra, e tanto per la concessione della casa dell'università per nostro rifugio sbarcando i turchi. La quali stessa donazione io e i confratelli miei avevo solennemente declarato di accettare, in segno di gratitudine della vostra carità, per poter fabbricare in questa illustre città lo venerabile monasterio dell'ordine nostro, da intitolarsi a futura memoria a Santa Vittoria de Marsiglia, il vitto patrono cittadino. Possano infine lo glorioso Santo Francesco de Paola e il Santo Martire Marsigliese, Giorgio della Roccella, colmare sempre voi e questa città, che pure mi amata patria, di ogni grazia e benedizione. Caritas, Caritas, Caritas. Audite Cives, audite, cittadini, udite, udite. Sia oggi e sempre onore e gloria agli qui presenti eccellentissimo feudatario signor Marchese Don Fabrizio Carafa, eccellentissima Marchesa Donna Livia Spinelli, madre sua, e magnifico Pietro Lipulo, attual sindaco dell'Università della Roccella. Eccellentissimo signor Marchese Don Fabrizio Carafa, io, Pietro Lipulo, attual sindaco della città della Roccella, vi rendo noto che, per atto dello notar Valerio Cappelleri del 19 di giugno dell'anno 1580, questa università
Ave Donata, l'antica ecclesia di Santo Vittorio di Marsiglia, nella quale l'università è padrona, agli reverendi padri di Santo Francesco de Paola, a ciò che possano costoro fabbricarvi accanto un venerabile monasterio dell'ordine loro, con l'obbligo di sua intitolazione in perpetua memoria allo stesso santo martire marsigliese, venerato patrono di questa città. Parimenti, vi sia noto che l'università ha donata una tumulata di terra attorno a quell'ecclesia, nello luogo ditto Santo Vittorio, a ciò che i frati minimi vi possano fare ortaggi, ed anche un'altra tumulata di terra da farla dare dall'eccellenza vostra. E quest'altra tumulata, nello nomine dell'università, vi prego umilmente, signor Marchese, per vostra carità, di volerla donare agli reverendi padri Pavolini. Accogliendo noi la buona preghiera da voi fattici nello nome dell'Università della Roccella e per la devozione che noi abbiamo verso Santo Vittorio, patrono di questa stessa città, et per lo glorioso Santo Francesco de Paola, deliberamo donare et donamo una tumulata di terra di nostra proprietà, posta nella Roccella, allo venerabile monasterio, da fabbricarsi dagli padri minimi et da intitolarsi all'invitto martire marsigliese, a ciò che costoro vi possono fare ortaggi e ogni altro quant'altra cosa per lo sostentamento loro. E che questa sia la nostra caritatevole volontà, per lo sempiterno gloria di Dio, di Santo Vittorio de Marsiglia, patrono della Roccella, e dello Santo Patriarca de Paola. È finito.
Cittadini, udite, udite, lo sindaco dell'Università della Terra della Fabrizia oggi presta lo solenne ligio omaggio all'eccellentissimo signor Principe Don Fabrizio Carafa, suo utile signore e padrone. Eccellentissimo signor Principe Don Fabrizio Carafa, nello nomine dell'Università della Terra della Fabrizia vi rappresento l'imperituro ringraziamento degli vassalli della terra medesima, la quale vostra signoria dall'anno 1590 ave voluto fondare con l'averle dato anche lo nome suo. Vogliate adunque, signore,
accettare l'oligio omaggio, lo quale io, sindico della terra della Fabrizia, e nello nomine dell'Università, umilmente presto all'eccellenza vostra, giurando fedeltà et obbedienza ora e per lo futuro, alla Signoria vostra ed a tutti gli ministri ed ufficiali della vostra per illustre casa. Audite cives audite, cittadini, udite, udite. Sia oggi e sempre onore e gloria agli qui presenti eccellentissimo signor Principe Don Fabrizio Carafa, alla di lui signora madre marchesa Donna Livia Spinelli ed all'illustrissimo regio legato di sua maestà Filippo IV d'Asburgo, re di Spagna e nostro signore, che Dio guardi. Eccellentissimo signor Principe Don Fabrizio Carafa, Sua Maestà Re Filippo IV d'Asburgo, nostro Signore, che Dio guardi. Per i vostri lodevolissimi meriti, per la corona di Spagna, et per la grande et antiqua nobilitate dello vostro lignaggio, in quest'anno di grazia 1622, ave deliberato nominarvi Cavaliere dell'Ordine dell'Otoson d'Oro, cum tutti i privilegi et l'insegna che oggi vi consegno nello nomine di Sua Maestà, Gran Maestro dell'Ordine stesso. Et da ora innanzi ricordate e rispettate, signor Principe, lo motto dell'Ordine insigne, dello quale siete degno cavaliere: Precium non vile laborum. Per la gloria di Sant'Andrea, patrono supremo dell'Ordine dell'Otoson d'Oro, e dell'augusto sovrano Filippo IV d'Asburgo, nostro Signore, che Dio guardi. Amatissimo signor figlio, nello giubilarci con voi per lo vostro insigne cavalierato dell'Ordine dell'Otoson d'Oro, lo quale ancor de più illustra nobilissimo casato nostro, vi preghiamo degnarvi di unire allo gaudio nostro anco tutti i vassalli di quell'illustre città della Rocella che noi, come voi, tanto amiamo, concedendo loro un vostro feudal privilegio per lo bono pubblico. Amatissima signora madre, per la filiale devozione che nutriamo verso la signoria vostra e per l'amore che, come voi, avemo per tutti i vassalli di questa illustre città, accogliendo la vostra buona preghiera, ordiniamo e comandiamo che da quest'anno di grazia e per lo futuro, nello giorno dello 14 di settembre, si tenga nella Rocella la fiera della Santa Croce, a ciò che tutti i vassalli possano sentir l'ufficio divino e far anco
mercatanzia e che questa sia la nostra espressa volontà negli secoli dei secoli. Cari concittadini, cari ospiti, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta. E ce l'abbiamo fatta grazie a voi, perché a niente valgono gli sforzi degli organizzatori se non c'è la partecipazione di tutti i cittadini e delle associazioni che hanno contribuito a questa riuscitissima, secondo me, manifestazione. Grazie perché ci avete concesso di continuare un percorso che abbiamo iniziato 5 anni fa, tendente a conoscere, ad approfondire le nostre origini che sono legate alla famiglia dei Carafa, al castello, e che la cui conoscenza e il cui approfondimento risponde non soltanto a un problema di carattere culturale, un'esigenza umana di saperne di più, ma anche e soprattutto perché studiando e approfondendo la storia nostra noi possiamo ricavare anche per il presente, per il nostro agire, utili insegnamenti. E quindi per questo motivo noi puntiamo su questa manifestazione, quest'anno partecipata, e io non posso esimermi di esprimere dei precisi ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato. Innanzitutto voglio ringraziare la delegazione di Mazzarino, alla quale ormai ci lega un vincolo di quasi oltre che quinquennale, il sindaco Marino, la preside dell'istituto Carlo Maria Carafa, un nostro principe che come sapete si è trasferito ed è diventato principe di Roccella e di Butera, agli alunni, i figuranti che con i loro costumi hanno arricchito questo nostro corteo. Ma naturalmente non si poteva fare tutto questo se non ci fosse stato in tempo debito, come si suol dire, la costituzione di un comitato scientifico di alto spessore culturale. A questo comitato hanno fatto parte l'avvocato Filippo Racco, per la verità è mio nipote, di questo sono molto contento, che ha curato tutti questi testi che avete sentito, li ha curato lui, sono testi fedeli alla storia dei Carafa. Al dottor Gianfrancesco Solferino, che ha curato la scenografia, è un critico d'arte di grande valore e di grande spessore. La professoressa Adele Falcone, l'architetto Caterina Agostino e l'associazione Roccella Com'era con il suo presidente Giuseppe Guarnieri. Gli organizzatori che hanno fatto, vedete che non è facile affrontare dei lavori che non sono di routine, che sono una tantum, per i quali spesso nessuno di noi, nessuno di loro aveva la dovuta esperienza. Quindi gli organizzatori che sono stati il centro degli anziani, con i popolani, la confraternita di San Giuseppe, avete visto il clero che ha rappresentato il clero, i popolani che sono stati curati dalla professoressa Furfaro, e poi le strutture che ci hanno supportato, la sartoria Menghini, la Compagnia della Stella che ormai è il secondo anno che ci aiuta e ci collabora, i musici di Messina, l'associazione di protezione civile di Salvamento, il cui presidente dottor Perle e la vicepresidente Emiliana Famingo, io ringrazio particolarmente, che hanno curato la gestione del corteo. E poi il comandante dei vigili urbani, i miei vigili urbani che avete visto si hanno fatto sudato le classiche 7 camicie per garantirci che il corteo scorresse agevolmente. E poi un altro perno, potremmo dire, del corteo di Carafa, l'architetto Pesce, il cerimoniere, e poi la famiglia Bova che ci ha concesso il palazzo in piazza,
Aldo e Anna Rita Cuscunà che ci hanno ospitato in questo balcone e la famiglia che ci ha dato la possibilità della fermata nella chiesa del Priorato di Malta e Padre Francesco Carlino che ci ha messo a disposizione le chiese. E non posso dimenticare di dare un saluto ai sindaci che, come dire, hanno poi nel corso della storia potuto usufruire di queste iniziative di Fabrizio Carafa, il sindaco di Fabrizia Venniti, lo avete sentito poco fa, e il sindaco Parrapote di Carafa. E infine ringrazio tutti voi cittadini, semplici cittadini, figuranti, che avete dato questo importante contributo che dà una mano alla crescita civile, culturale, al progresso di questa nobile cittadina oramai che ha conquistato livelli di civiltà, di notorietà e di progresso che possono competere con le parti più avanzate del paese. Grazie e appuntamento al prossimo anno. Audite cives audite, cittadini, udite udite, sia oggi e sempre onore e gloria all'eccellentissimo signor Principe Don Fabrizio Carafa ed alla sua per illustre casa e in onore di sua eccellenza lo feudatario che in questa illustre città della Roccella si comincino i solenni festeggiamenti per l'omagno giubilo di tutti i vassalli sui e che allora festa sia!